Presidente, quando c'è uno so come lo valuta, il rischio per il governo? Questa è l'ora della scelta. Per cortesia ce la siamo meritata, oggi abbiamo lavorato tanto. Punti in primavera. Abbiamo lavorato tanto. Non è un momento facile. Ci sono state le votazioni circa le elezioni regionali in Calabria e Emilia Romagna del 26 gennaio, si svolgeranno il 26 gennaio e il Movimento 5 Stelle ci sarà. Ci sarà il 70% dei nostri iscritti ha chiesto di presentarci. Io personalmente ho detto che per fare gli stati generali a marzo serve e serviva un po' di tempo e quindi non eravamo in grado di presentarci in Emilia Romagna e in Calabria. Gli iscritti hanno votato per fare gli stati generali, ma evidentemente non hanno questa urgenza. Ci presentiamo alle elezioni regionali, ho già sentito i nostri e si va avanti. Questa risposta è una risposta che chiede al Movimento 5 Stelle di andare avanti come un treno. Questo risultato ci ricorda anche che il Movimento 5 Stelle è la terza via, è un'alternativa ai due poli e non può essere in questo momento nient'altro che un'alternativa alle due forze politiche tradizionali, alla destra e alla sinistra. Solo per farlo uscire. Presidente, squadra. Vi do una notizia. Prego. Ho cucinato io. Basta una cena per chiuderla quei litigi che hanno caratterizzato fino ad oggi il vostro governo. E se non basta ne facciamo due. Ah, ecco, già scherzo. No, perché l'ultima volta la cena. Ma perché litigi? Perché parla di litigi? Beh, insomma, stanno i fatti, no? Non c'è nessun fatto, no? Nessun litigio. Vi ringrazio, vi sollevo a quest'ora dall'onere di lavorare ancora. Al dovere. Grazie davvero. Buon riposo a tutti.